Il comitato è formato dai rappresentanti delle istituzioni, sapete, prefettura, il mondo scientifico, i vigili del fuoco, abbiamo la protezione civile, naturalmente abbiamo aggiunto assieme all'ARPA, assieme all'Istituto Superiore di Sanità, c'è anche l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Abbiamo voluto che facessero parte del comitato anche tre rappresentanti della comunità locale. Era un impegno che avevo assunto l'altro giorno andando a Vulcano. Quindi il comitato è insediato e adesso si opera con una certa celerità. Il capo della Protezione Civile regionale ha illustrato quali sono gli interventi per il piano. Quindi per la previsione, la prevenzione e la gestione dell'emergenza, una spesa di circa 5 milioni di euro sono interventi essenziali. Ogni iniziativa sarà supportata da una campagna di informazione sia per la popolazione locale sia per i turisti. Dal mondo scientifico apprendiamo che i valori sono stabili, quelli intercettati naturalmente dai sensori, e in alcuni casi anche in lieve flessione. Rimane interdetta la zona sommitale del vulcano, rimane interdetta e esposta la spiaggia di Levante. Levante, dove l'attività dei fumaroli è ancora particolarmente intensa.